Ciao ragazze, questo è un video per salutarvi e per augurare buone vacanze, buone ferie a chi sta partendo in questi giorni. E dato che siamo in clima vacanziero e dato che mi sento addosso una vena creativa inaspettata, purtroppo ho poca tecnica, però la vena creativa c'è ed è veramente forte, mi sono sentita ispirata in questi giorni e ho iniziato i primi approcci con la nail art. Così è agosto, è ferragosto, quindi tutto è permesso, tutto è concesso, sempre nei limiti del quasi buon gusto, quindi bando alle ciance, volevo appunto farvi vedere che cosa ho combinato, i primi miei due esperimentini. Non penso che si possa parlare di nail art, ma di giochi con lo smalto, tutto qua. Però io vi do due idee, se vi possono piacere potete utilizzarle, perché no, o modificarle a vostro piacimento, che ne so, per la notte di ferragosto, comunque per questa settimana che insomma è dedicata, no? Alle ferie, niente regole, eccetera eccetera, o perlomeno per come la vedo io. Allora, il primo esperimento, il primo in assoluto, l'ho chiamato panna e fragola e vi faccio vedere appunto qualche foto. Utilizzato per panna e fragola sono, per il bianco il rafforzante pastello quartz, è l'unico bianco opaco che avevo, di Deborah, non so se riuscite a vederlo, la mia telecamera non mette a fuoco, quindi fidatevi, comunque basta un bianco matte. Per quanto riguarda il rosa, Kiko naturalmente nel suo 2,88, vediamo così, boh, vabbè, è il 288. E per i glitter, appunto, il nail tattoo liner, devo trovare un metodo per non dire appunto così tante volte, appunto, di Look by Deepa, quindi nail tattoo liner Look by Deepa, ed è il 12 glitter rainbow. Ok, beh, i prezzi li conosciamo. Io questo sinceramente non lo conosciamo perché non me lo ricordo, 1,90 e 2,49 il nail tattoo di Deepa. Poi il secondo esperimento l'ho chiamato tramonto d'estate ed è questo qui che vedete sulle unghie, però non so, non riesco a farvi vedere forse che cosa intendo. Il senso comunque è semplicemente scegliere tre colori di smalto che cromaticamente secondo voi stanno bene. Io ho scelto questi tre e ho chiamato questa creazione tramonto d'estate o tramonto d'agosto, ed è, si tratta appunto di un viola glitterato e di un verde, verdino chiaro metallizzato. Comunque vi faccio vedere le foto così vi rendete conto. Che ho utilizzato per il secondo esperimento sono appunto per il viola matte Essence Color and Go ed è il numero 20 Go Wild ed è questo qui. Per il viola glitterato è uno smalto stupendo che ho appena scoperto, della Be Pretty, ed è il numero 3 Lilac Pearl ed è questo qui. Forse con la luce di oggi, non so se si riesca a vedere, rende meglio in foto, anzi no, rende poco in foto e sulla cam, fuori con la luce del sole è tutta un'altra cosa. E il verdino, il verdino è di Kiko ed è il 158 ed è un verdino metallizzato. Ora, il senso di questo, dite voi qual è, mettere lo smalto, prendere tre smalti e metterli in orizzontale. Sì, direi semplicemente questo, senza nemmeno preoccuparsi di dare più o meno spazio a uno dei tre colori, come un po' il tramonto, no? Come viene viene, l'importante è magari scegliere un effetto cromatico che vi possa piacere.
semplicemente questo, magari tre colori che adorate, che secondo voi stanno bene assieme, perché no, dare un look alternativo alle vostre mani per questa settimana di Ferragosto. Probabilmente per qualcuno questo video sarà totalmente inutile, per me è un modo per condividere con voi il divertimento che ho provato in questi giorni. È tutto qui, un bacio, buone vacanze, buon Ferragosto e a presto, ciao!